Andiamo subito, come già annunciato, a salutare e a introdurre il dottor Giuseppe De Donno, lo pneumologo, lo ricordiamo, pioniere della terapia con il plasma contro il Covid-19. Dottor De Donno, buongiorno, grazie per essere con noi oggi. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Eccoci dottore, allora sono passati già diversi mesi da quando abbiamo sentito parlare per la prima volta della terapia con il plasma. A che punto siamo? Che passi avanti sono stati fatti? Allora, i passi avanti sono stati tantissimi. Noi abbiamo in questi giorni pubblicato il lavoro che abbiamo fatto con i colleghi di Pavia su Ematologica, che è la seconda rivista al mondo che si occupa appunto dei problemi e delle patologie sangue correlate, e abbiamo appunto pubblicato quello che è il risultato della nostra ricerca, che appunto mette in evidenza che il plasma di paziente convalescente può dare una riduzione della mortalità di circa il 10% in valore assoluto e riduzione del tempo di degenza media, di ventilazione meccanica e miglioramento di tutti i parametri infiammatori. Diciamo che da quando siamo partiti con l'utilizzo del plasma di paziente convalescente, ormai molti centri stanno utilizzando il plasma di paziente convalescente, si è aperto un audit europeo appunto che sta prendendo in considerazione questa strategia terapeutica, e molte città italiane si sono adoperate per raccogliere il sangue dei pazienti convalescenti dei donatori. Quindi i passi avanti se ne sono stati fatti tantissimi. Certo. Dottor De Donno, lei è stato pioniere di questa terapia con il plasma, che insomma non ha raccolto il favore di tutti. Da un lato ci sono gli elogi che arrivano anche dall'estero, leggo ad esempio il Perù che la sta ringraziando perché dice: cominceremo a usare il plasma come terapia di prima linea. Dall'altro però in molti l'hanno attaccata nel nostro paese, e la domanda è: se tornasse indietro che farebbe? Le stesse cose? Io ho iniziato ad occuparmi di questa cosa quando eravamo in guerra. Io dico sempre che non bisogna mai dimenticarsi il punto di partenza, perché oggi viviamo un momento estremamente differente rispetto a quello che vivevamo a marzo e aprile. A marzo e aprile la gente moriva di coronavirus, c'era una mortalità che negli ospedali arrivava al 20-30%, per cui noi avevamo bisogno di proiettili magici. E io mi rendevo conto che il plasma di paziente convalescente qualche chance in più rispetto ad altri farmaci poteva avercela, ed è per questo che mi sono impegnato così tanto. È ovvio che, come avete visto in queste ultime settimane, il mio impegno, soprattutto divulgativo, si è spostato sui territori, perché ci sono moltissimi circoli, associazioni culturali, scuole che mi chiedono di spiegare un po' il razionale di questo trattamento, ma il mio impegno televisivo è estremamente ridotto, perché non è quello il mio ruolo è quello di essere un medico ospedaliero e neanche universitario, quindi tornerò progressivamente a fare il suo mestiere. Ecco, non solo dello showman è andato, ma anche del futuro politico, perché ovviamente le hanno appiccicato possibili presunte candidature future, ma non vorrei rimanere qua, poi mi risponde anche a questo, ma perché non vorrei perdermi poi del tempo per chiederle il suo parere su questo incontro tra, vorrei definirli, negazionisti, no? Di ieri al Senato, questo convegno dei negazionisti in cui Salvini per esempio si è rifiutato di mettere la mascherina, Sgarbi dice non c'è più nulla, c'era Zangrillo, insomma tutti quelli che sostengono che la pandemia è sostanzialmente finita. Lei che posizione ha su questo? Guardi, io ho vissuto 3 mesi terribili, e 3 mesi chiuso in ospedale vedendo gente soffrire, vedendo gente morire. Sono terrorizzato al fatto che questa esperienza si possa ripetere, per cui ritengo che un minimo di attenzione bisognerà averlo. Non si può negare che questa esperienza, che questa pandemia sia esistita. Poi penso anche però che questo paese ha bisogno di ripartire. Io parlo quotidianamente con commercianti, imprenditori che sono allo stremo delle loro forze, perché sono state chiuse per dei mesi le attività e loro non ce la fanno più e non riescono più a ripartire. Per cui io penso che con poche chiare regole si potrà anche ripartire, cercando di evitare la diffusione del virus. Il virus, come sapete, sta circolando. Io sono nel Salento in questo momento e ci sono sporadici, ma ci sono ricoveri negli ospedali, nelle malattie infettive, e qualche contaminazione in più in giro c'è, quindi qualche minima attenzione bisogna averla. Dottor De Donno, le ricerche che lei citava poc'anzi, che sono le sue ricerche, chiaramente sono
ad alta specializzazione, quando è che si è reso conto che veramente poteva trattarsi, insomma, di una terapia che davvero avrebbe potuto e che forse cambierà o che sta già cambiando la nostra situazione, la situazione italiana, se non quella del mondo? Quando noi abbiamo iniziato a metà marzo ad utilizzare il plasma di paziente convalescente, la nostra ricerca si è conclusa a metà aprile, ma da lì in poi abbiamo continuato ad utilizzarlo il plasma, e da subito io e il dottor Franchini, che è il mio primario ematologo, e il dottor Casari, che è il nostro primario infettivologo, ci siamo resi conto che questa terapia una qualche chance ce l'aveva, perché i primi pazienti che sono stati sottoposti a plasma rispondevano bene, riuscivamo a svezzarli dalla ventilazione meccanica. A Mantova, per fortuna, poi nei 23 pazienti arruolati non abbiamo avuto neanche 28 pazienti, scusatemi, arruolati, non abbiamo avuto nemmeno un decesso e nemmeno un evento avverso e nemmeno effetti collaterali. Quindi ci siamo resi conto che era una terapia fortemente efficace e anche maneggevole. E allora da lì è nata la mia voglia di farla conoscere al mondo intero. Certo. Certo, ma le faccio questa domanda: c'è qualcuno che in queste ore sta dicendo che, insomma, il fine ultimo del siero iperimmune è quello di conservarlo per anticipare una potenziale seconda ondata e quindi poi sviluppare prodotti farmaceutici? Qual è il suo rapporto tra la cura con il plasma, di cui lei è stato pioniere, e i prodotti farmaceutici? Cioè, è quello l'obiettivo oppure no? Allora, guardi, sono molto chiaro, perché in questi giorni ne sto leggendo di ogni, critiche ovviamente e anche non critiche, ma la posizione che io ho avuto dall'inizio è di estrema coerenza. Io dico che, ripeto quello che ho sempre detto, il plasma del paziente convalescente è un plasma che noi abbiamo utilizzato in guerra e quindi avevamo bisogno di qualche cosa di rapidamente efficace e rapidamente disponibile. E cosa di più disponibile era se non il plasma che veniva donato dai pazienti guariti ai pazienti ammalati? Sono stato preso in giro perché dicevo che questa è una terapia democratica, ma io ci credo veramente che è una terapia democratica, perché viene dal popolo e ritorna al popolo. È ovvio che se ci dovesse essere una seconda ondata, noi avremmo bisogno di avere del plasma di paziente convalescente stoccato, ed è per questo che io mi sono spinto affinché in più città ci potessero essere dei depositi di plasma, e vedo che molte città stanno raccogliendo il plasma di paziente convalescente. Certo. E questo è importante. Poi devo dire che cos'è l'evoluzione. L'evoluzione del plasma è quella che ha sempre avuto. Il plasma in Italia viene avviato alla farmaceutica, ma questa è una cosa che avviene sempre. Sì. Certo. Chiaramente. Guardi, dottor De Donno, noi lo dobbiamo ringraziare davvero per il tempo che ci ha dedicato, per la chiarezza che ha voluto riportare. Grazie al dottor Giuseppe De Donno, lo pneumologo, lo ricordiamo, pioniere della terapia con il plasma, che sta continuando a lavorare con questa terapia contro il Covid-19. E se è in vacanze, buone vacanze, a presto. Grazie a voi, buona giornata.